Poi vidi l'agnello aprire il primo dei sette sigilli e udii uno dei quattro esseri viventi che diceva con voce forte come il tuono: «Vieni!» Guardai e vidi un cavallo bianco. Il suo cavaliere teneva in mano un arco. Dio gli fece dare una corona, simbolo di trionfo, ed egli passò da una vittoria all'altra, sempre vincitore. All'apertura del primo sigillo appare un cavallo bianco montato da un cavaliere incoronato, simbolo di conquista e di vittoria. Le conquiste del cavaliere bianco non sono associate a guerre letterali. L'arco senza le frecce indica una conquista pacifica. Questo è il tempo dei primi cristiani e della Chiesa apostolica dei primi secoli. I cristiani si moltiplicano, il cristianesimo avanza diffondendosi con le armi dell'amore. Un giorno noi domandammo a Gesù come dovevamo pregare. E Gesù disse: «Non pregate come fanno i pagani. Essi credono ad essere esauditi perché dicono molte parole. Non fate come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno». In quel periodo la Chiesa è costituita da credenti che, pur essendo a contatto con una società pagana e idolatra, si attengono agli insegnamenti dei profeti, di Cristo e degli apostoli. Essi non cercano riconoscimenti terreni e non scendono a compromessi con il potere politico. Il combattimento della fede è senza violenza e si svolge nel proprio cuore sul modello offerto da Gesù Cristo. Se uno avesse il dono della profezia e conoscesse tutti i misteri e tutta la scienza e avesse una fede tale da trasportare le montagne e non avesse la carità, sarebbe niente. Se uno distribuisse tutti i suoi beni ai poveri e desse il suo corpo ad essere bruciato e non avesse la carità, tutto questo non gioverebbe a nulla. Lo scopo che i cristiani si prefiggono è l'avanzamento del regno di Dio. Con parole ferventi essi esprimono i loro pensieri e proclamano il messaggio della grazia che salva. I cuori cedono alla potenza di questo messaggio e folle numerose, provenienti da ogni parte, si raccolgono nella chiesa. La visione di Ezechiele del fiume della guarigione illustra profeticamente il risultato della loro testimonianza pacifica. Questo torrente, quando arriva al mare, ne rinnova l'acqua salata e questa diventa salubre. Dovunque arriva il torrente, porterà la vita. Sulle sue rive cresceranno alberi da frutta di ogni tipo e le loro foglie saranno usate come medicine. I capi giudei avevano creduto che l'opera di Cristo sarebbe finita con la sua morte. Ma, nonostante questa loro aspettativa, i discepoli hanno proseguito il lavoro del Maestro, pieni di zelo e di amore per la verità. Le tradizioni e le superstizioni inculcate dai sacerdoti sono spazzate via dalla mente e, folle intere, si raccolgono intorno allo studio delle Sacre Scritture. Questo zelo suscita l'ira e lo sdegno dei capi religiosi, che sentono di perdere il loro ascendente sul popolo. Così essi tramano azioni violente per soffocare questo movimento. I problemi che dobbiamo dibattere con quei Galilei diventano così sottili che è necessaria la presenza del Rabban. Ma piuttosto che venir meno ai principi del Vangelo, i cristiani preferiscono resistere. Sotto la pressione più violenta, essi si rallegrano di soffrire e morire per amore della verità. Hanno liberato Pietro! Pietro! Temevo di non rivedervi più. Sia benedetto il Signore. Sì, quanto è avvenuto era stato previsto e ci riempie di gioia, perché siamo stati giudicati degni d'essere oltraggiati nel nome di Gesù. Egli ci ha detto: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Ma noi non cesseremo mai di testimoniare la sua parola. I cristiani furono perseguitati in tutto l'impero romano, umiliati e maltrattati,
furono derisi e uccisi. Di loro il mondo non era degno. Ma quanto più essi venivano falciati dal paganesimo, tanto più altri si convertivano alla fede cristiana. Il paganesimo, armato di lance, di spade e di odio, alla fine risultò impotente ad arginare e sconfiggere la potenza pacifica del cristianesimo.